Un vaffanculo alla natura che ha messo in ginocchio un'intera regione italiana. Ma non poteva scatenarsi su Monte Citorio una volta tanto. Un vaffanculo ai costruttori senza scrupoli che per risparmiare sui materiali costruiscono case, scuole e ospedali che non stanno su. Vaffanculo alle telecamere che fanno irruzione nel dolore della gente, spacciando la morbosità per informazione e il dramma per notizie. Un vaffanculo ai politici italiani che tra stipendi e indennità si infilano in tasca 20.000 euro al mese ed ora che il paese è in ginocchio si godono potere, denaro e benefici in culo a chi lavora davvero e a chi davvero vorrebbe farlo. 1.000 euro a testa per aiutare l'Abruzzo. 1.000 euro a testa per aiutare l'Abruzzo. Il misero 5% di uno stipendio pagato da noi. Noi che adesso ne abbiamo bisogno. Siete patetici. Oh, vaffanculo a noi italiani che tiriamo fuori i coglioni solo di fronte alle calamità, che siamo capaci di unirci a migliaia per fronteggiare un disastro e di dividerci a pugni per una partita di calcio. Perché? 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 Perché non siamo in grado di essere duri e compatti quando calpestano i nostri diritti, quando approvano leggi truffa, quando cancellano il futuro dei nostri figli? Perché? 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 Perché non siamo in grado di dare un bel calcio in culo a questa classe politica e riprenderci il nostro amato paese, la nostra splendida Italia? La nostra splendida Italia. Vaffanculo a chi dell'aiuto a chi ha bisogno.